Ciao amici, bentornati con il nostro consueto appuntamento col paranormale. Prima di cominciare come al solito, ricordati di iscriverti al canale e cliccare sulla campanellina delle notifiche in modo tale da non perdere nessuno dei miei video. Detto questo, cominciamo. Su di una strada in Indonesia, molte persone hanno dichiarato di aver visto l'apparizione di una donna con una veste bianca in un determinato punto della strada. Un automobilista, mentre percorriva quella strada, riesce a riprendere la strana donna dalla veste bianca. Il video è davvero impressionante, ma andiamo a guardare il filmato. Un turista, mentre si trovava in una stazione del metro, nota qualcosa di strano muoversi da quelle parti. Una strana creatura, dai 10 ai 15 centimetri di altezza, si muove da una parte all'altra. L'uomo, non sapendo cosa fare, decide di filmarla. Ciò che riprende è davvero incredibile. Questo è ciò che è stato ripreso. In un magazzino di un negozio di giocattoli in Messico, un vigilante riprende il momento esatto durante il quale alcune bambole incominciano a parlare da sole, attivandosi senza alcun motivo, facendo trascorrere al povero vigilante dei momenti davvero agghiaccianti. Il video è davvero impressionante, ma andiamo a guardare il filmato. Oggi mi incontro da questo lato. Y no hago contacto con los monos. Mira, son estos monillos. Se mueven solos. ¡Ay, cabrón! Este otro se murió también. Me asustó este mono que está aquí atrás. Oye, mejor me voy de aquí. Entonces se burlan. Oye, mejor me voy de aquí. Entonces se burlan. Un uomo di nome Alan, che colleziona giocattoli vintage, ha ripreso questo filmato, dove vengono mostrati alcuni suoi giocattoli, tra cui uno in particolare che incomincia a parlare ridendo e terrorizzando il povero uomo. Il video è davvero impressionante, ma andiamo a guardare il filmato.
Non mami. Non mami. In una casa in Messico, una famiglia comincia a vivere degli strani eventi paranormali. Uno dei figli di questa famiglia comincia a lamentarsi col padre, dicendogli che il suo pupazzo di Winnie the Pooh di notte incomincerebbe a prendere vita propria, parlando e terrorizzando il piccolo. Il padre, preoccupato, decide di installare una telecamera di sicurezza nella camera del figlio. Ciò che viene ripreso è davvero inquietante e spaventoso. Questo è ciò che è stato filmato. E anche oggi siamo arrivati al termine, ragazzi. Il video finisce qui. Non dimenticatevi di scrivermi nei commenti il vostro parere su questi filmati. Io vi saluto e, come al solito, ci rivediamo alla prossima. Ciao!